Per i 10 motivi che tengono le persone lontane dall'arrampicata, oggi ti voglio parlare dell'età. Pensi di non avere più l'età per fare questo determinato tipo di cose? Certo, non hai l'età per una terapia d'urto o un approccio diretto su parete rocciosa. Tantomeno ti puoi permettere di farti male. Personalmente, io ho avviato con il sistema didattico Cataclimb fino ad arrivare a un'età di 76 anni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che hai bisogno di un approccio sistematico in modo tale da garantirti il rispetto del tuo corpo, della tua sicurezza e una crescita graduale. Quindi tutti possono arrampicare, ma a maggior ragione chi a una certa età si avvicina a discipline così complesse ha bisogno di interfacciarsi con un sistema didattico lento e graduale in maniera da poter raggiungere la consapevolezza dei propri limiti e poter riuscire a sorpassarli piano piano. Ovviamente l'idea che dovrai farti dell'arrampicata è quella di costruirti un modo e un percorso che sia solido, sostenibile, in maniera tale da poterti divertire tu, la tua famiglia, i tuoi familiari. In questa maniera è plausibile ed è fattibile, quindi avere un approccio sistematico vuol dire che uno interviene a fare ogni singolo movimento, ogni segmento del proprio corpo viene gestito. E io inizio con degli esercizi, con dei singoli movimenti. In quella maniera poi concatenandoli io comincerò a creare una progressione e piano piano fino a esportarla sulla roccia. Non posso direttamente andare su roccia e far vedere io cosa sono capace di fare. E cosa sei capace di fare? No, non è così, è una violenza. Quello vuol dire pretendere. Con l'andare del tempo, con la maturità, le persone hanno bisogno di avere un approccio più definito, più chiaro, che abbia uno stimolo concreto, una crescita definita, delineata. Non solo una sfrenata voglia di, diciamo, di manifestare o di imporsi, ma quella fondamentalmente di entrare in relazione con le cose e bilanciare le energie e tutte quelle che sono le sfere della nostra vita personale. Quindi arrampicata sì, ma piano piano, esercizi, sentendo la percezione del proprio corpo su verticale. Abbiamo finalmente le palestre in ogni città quasi d'Italia. Io consiglio piano piano, perché comunque l'arrampicata e il verticale richiede una cultura, non solo un sapere, ma proprio una cultura, nel senso che dobbiamo proprio metabolizzare un modo di pensare. Questo è quello che ti renderà libero dall'esercitare e dal divertirti nell'arrampicata in mezzo alla natura. Per rimanere aggiornati sui nuovi temi, iscriviti al canale. Auguri!